A Milano, ieri, intorno alle 3 del pomeriggio, un africano viene fermato in via Ferrante a Porti, lungo la via che costeggia la stazione centrale. Nel corso del controllo, la polizia gli trova addosso 11 grammi di marijuana e 100 euro proventi dello spaccio della droga. I poliziotti quindi lo conducono in questura per identificarlo e denunciarlo, sequestrandogli il malloppo e la droga. Appena arrivati alla porta della questura, a questo punto il giovane è andato fuori di testa, accusando gli uomini di avergli rubato i soldi. Preso dalla collera, si è spogliato e ha aggredito uno degli agenti, colpendolo con uno schiaffo. A questo punto è stato arrestato e verrà processato per direttissima. Lui, originario del Mali, è già un pregiudicato, quindi arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.